Nel gennaio 2015 un sostenitore di Madhusudan Naidu, di nome Gerald, più conosciuto come Sai Surya, ha affermato nella sua introduzione al corpo sottile di Baba che il corpo sottile di Baba è una realtà separata da Satya Sai Baba. Afferma: Satya Sai Baba continuerà ad apparire come ha sempre fatto nelle case, nei centri e nei luoghi in cui è necessario. Può apparire nella forma fisica che conosciamo o, come in altri casi, può apparire a qualcun altro. La vibhuti continuerà a manifestarsi come sempre, la guarigione continuerà a verificarsi. Tutto ciò che è accaduto prima continuerà. Tutto ciò è indipendente da ciò che accade con il corpo sottile. Pur provenendo dalla stessa fonte, sono due fenomeni diversi. Ci saranno eventi che si verificano in entrambe le forme, alcuni di Satya Sai Baba e altri nel corpo sottile. Satya Sai Baba aveva già parlato in dettaglio riguardo alle affermazioni fatte da coloro che si mascherano come dei. Già negli anni 40 Swami disse a Karunamba Ramamurti, autore di Sri Satya Sai Ananda Dai, che coloro che affermano che gli dei parlano attraverso di lui sono ingannati dagli spiriti maligni. Un devoto chiese: Swami, che tipo di azioni dovrebbero essere fatte e che tipo di azioni dovrebbero essere evitate per l'autorealizzazione? Noi non ne siamo consapevoli. E Swami rispose: Non credete nel mesmerismo, non credete nello spiritualismo e nei medium, non cercate di imparare a praticarlo. Ciò che vedete sono gli spiriti maligni. Dio non è facilmente raggiungibile. Dio, che è una forma di sattva guna, purezza, non entrerà mai in queste cose umili e mai parlerà. L'uomo si trova a sette passi sotto Dio. Gli spiriti maligni sono sei gradini sotto Dio. L'aura di Dio cade su tutti questi passaggi. Gli spiriti maligni hanno una forza leggermente maggiore rispetto all'uomo. Con questa forza in più hanno il potere di mascherarsi come dei. Non fatevi imbrogliare da questi spiriti. Attenti. Il 22 novembre 1970 Swami disse: Ci sono persone che affermano che sto parlando attraverso di loro e rispondo alle domande poste da loro. Queste persone devono essere pazze o forse colpite da isteria oppure sono possedute da qualche fantasma o dall'avidità di guadagnare denaro in questo modo. Posso solo dirvi che non sono io a parlare attraverso di loro. Non ho bisogno dei media, non ho bisogno di sostituti o di agenti e intermediari. Le forze del male che progettano di danneggiare o sminuire la fede e la devozione del semplice e del sincero emergono nell'azione e cercano di attirare l'attenzione con mezzi subdoli. Cercano di allontanare gli aspiranti dal sentiero spirituale in percorsi mondani di avidità e malizia. C'è una grande, immensa differenza tra Sai Shakti, il potere di Sai, e questi esseri inferiori. Dal momento che ora l'opportunità vi è stata offerta, tutto ciò deve essere detto. Madhusudan Naidu aveva detto ad Isaac Tigret che Satya Sai Baba ha dovuto lasciare il suo corpo molto prima senza aver completato la sua missione, perché il suo corpo era grosso, era decaduto e inutile e quindi ha dovuto abbandonarlo. Quando gli è stato chiesto perché Satya Sai Baba
ha dovuto lasciare il suo corpo prematuramente, Madhusudana Naidu ha risposto quanto segue. Quando ero giovane come te, il mio corpo era forte. Ho viaggiato fisicamente in molti posti, ho incontrato molte persone e le ho guidate. Quando il corpo è diventato un po' più debole, ho deciso di rimanere a Prashanti Nilayama e da lì ho chiamato le persone a me, ho parlato con loro e le ho guidate. Alla fine il corpo si stava indebolendo e non potevo né parlare né fare nient'altro, potevo solo venire per dare il darshan e poi tornare indietro. In quel modo ero così in grado di servire le persone. Il corpo si è quindi indebolito ulteriormente, non ero nemmeno in grado di venire a dare il darshan. A che serve un tale corpo se non può essere di alcuna utilità per nessuno? È meglio scartare un simile corpo. Queste sono le dichiarazioni di Madhusudana Naidu a Padova, in Italia, il 17 aprile del 2015. Il 19 maggio del 2014 a Kodai Kanala Madhusudana Naidu afferma: ogni volta che mi scrivete dicendo Swami, curami di questo, Swami, curami da quello, tutto questo, tutto ciò che dovete soffrire è perché qualcuno nell'universo deve soffrire per queste cose. Questo è ciò che io ho subito e che mi ha fatto abbandonare quella vecchia auto, cioè il mio corpo, molto prima di quanto desiderassi. Madhusudana Naidu, il 9 maggio 2015, afferma: Swami è rimasto nel corpo finché ha potuto servire gli altri. Il corpo è stato dato per aiutare gli altri. Swami ha rinunciato al corpo perché era pieno di problemi di salute e quindi ha dovuto assumere la forma sottile. Quindi, secondo Madhusudana, Swami fu costretto da una cattiva salute a lasciare il suo corpo prematuramente contro la sua volontà. Tuttavia, Satya Sai Baba disse che egli aveva scritto la sceneggiatura di tutti i personaggi nel suo gioco divino e ogni personaggio aveva un'entrata e un'uscita già predeterminati. Infatti, Sai Baba, nella Bhagavata Vaini, a pagina 41, dice: egli è il burattinaio, Sutradhari, il detentore degli archi che muovono le marionette e le fanno agire nei loro ruoli, ma si siede tra gli spettatori e finge di non essere a conoscenza della trama e della cast. I personaggi non possono deviare di un solo punto dalle sue direzioni. La sua volontà guida e determina ogni singolo movimento e gesto. Le diverse emozioni e gli eventi sul palcoscenico in cui si svolge il dramma si ripercuotono sui cuori di coloro che assistono alla recita, ma non provocano una rissa nel cuore del burattinaio. Decide ciò che questa persona dovrebbe dire o quella persona dovrebbe fare e spinge le parole e le azioni appropriate, karma, in esse. Il 9 giugno del 1970 Baba afferma: il gioco è suo, il ruolo è il suo dono, le linee sono state scritte da lui. Egli decide l'abito e la decorazione, il gesto e il tono, l'entrata e l'uscita. Dovete agire e fare bene la vostra parte e ricevere la sua approvazione quando il sipario cade. Il 17 ottobre del 2004 Swami dice: è Dio che vi fa interpretare il vostro ruolo in questo dramma cosmico.
È lui che vi fa cantare, ballare, eccetera. Egli è il direttore del gioco cosmico. Baba, come direttore del gioco cosmico, ha descritto il suo ruolo il 5 febbraio del 1963. Ogni passo nella carriera dell'Avatar è predeterminato. Il 17 dicembre 1964 Swami dice: "Questa missione, questo compito avrà successo. Questo piano divino non potrà essere fermato da nessun ostacolo, non potrà essere limitato o rallentato. Quando il Signore decide e vuole, il suo Sankalpa, la sua volontà non può essere ostacolata. Questo corpo è venuto attraverso il divino Sankalpa, la volontà del Signore. Questa risoluzione è intesa a sostenere Satya. Bhagavat Sankalpa, ovvero il volere di Dio. È sempre Satya Sankalpa. Il volere di Dio è sempre Satya Sankalpa. Nel 2003 Swami subì una lesione al fianco e subì una riparazione, una sostituzione dell'anca. Mentre si stava riprendendo dall'operazione, Swami aveva due studenti accanto che stavano con lui nella sua stanza all'auditorium Purnachandra. Uno di quegli studenti ha condiviso la sua storia in quel periodo, di quel periodo, mostrando, dicendo ciò che Swami disse e che ci stava preparando a lasciare il suo corpo già nel 2003. Dopo aver aiutato Swami a tornare nel suo letto, Swami chiese allo studente di sedersi accanto a lui. Swami guardò lo studente e gli chiese: "Cosa farai se ti lascio tutto solo adesso e me ne vado?" Lo studente guardò Swami e disse: "Swami, ma perché parli così? I dottori dicono che entro 3 mesi correrai così veloce che non saremo nemmeno più in grado di prenderti." E Swami rispose: "Lo so, lo so." Guardò direttamente lo studente, il suo volto serio, e chiese di nuovo: "Ma tu cosa farai se io ti lascio solo e ora e me ne vado?" Lo studente comprese che Swami stava parlando seriamente e stava pensando di lasciare il corpo. Con le lacrime agli occhi rispose: "Bhagavan, potrei morire, vorrei morire. E se non lo facessi, se non mi uccidessi, la mia vita sarebbe una morte vivente." E Swami rispose con compassione: lo so, ma prima di andarmene ti preparerò." Poi indicò l'altro studente e parlando anche con gli altri disse: "Sarà una preparazione molto lunga." Questo è ciò che Swami stava facendo nel periodo tra il 2003 e il 2011. Ci stava preparando alla sua uscita dalla scena della vita, lasciando gradualmente andare il suo corpo. La dipartita di Swami fu un'uscita consapevole e non una morte forzata e decisa, come dice Madhusudan Naidu.
Madhusudana Naidu ha affermato che Satya Sai Baba non ha completato la sua missione e aveva bisogno di assumere un corpo sottile per completarla. Nei recenti discorsi, il corpo sottile di Baba ha categoricamente affermato che solo il 20% della sua missione era stata completata nella forma fisica e il restante 80% della sua missione sarebbe stata completata nel suo corpo sottile, in un periodo di 11 anni. Tuttavia, Satya Sai Baba aveva già dichiarato che la sua missione era già compiuta e disse: "La mia missione è già compiuta, sto solo lasciando che si svolga davanti ai vostri occhi." Aveva anche detto in precedenza che niente e nulla avrebbe potuto impedire il completamento della sua missione. Il 6 luglio del 1963 disse: "Lasciate che vi dica un'altra cosa. Niente può impedire o fermare il lavoro di questo avatar." Swami, durante le festività, le celebrazioni del suo 43° compleanno, disse: "Questo compito avrà successo, non sarà limitato e non potrà essere rallentato. Quando il Signore decide e vuole, la sua volontà divina non può essere ostacolata. Le mie attività e i miei movimenti non saranno mai alterati. Chiunque possa trasmettere o dire qualsiasi cosa su tutto questo. Non modificherò i miei piani per stabilire la giustizia, Dharma Sthapana, i miei discorsi o i miei movimenti. Sono fedele e rimango fedele a questa determinazione per molti anni. E sono e sarò impegnato nel compito per cui sono venuto, cioè per inculcare la fede nel cammino della più alta pace spirituale, Prashanti. Non mi fermerò e non retrocederò di un solo passo." Il 9 settembre del 1958 Baba dice: "Niente può trattenermi o agitarmi o gettare un'ombra su di me in questa forma umana. Siatene certi, nemmeno un capello può essere toccato dalla calunnia, dalle forze negative, dalla sfiducia o dall'ignoranza. La mia risoluzione, il mio piano deve prevalere. Il mio compito deve essere compiuto. La mia missione avrà successo." Madhusudana Naidu e i suoi seguaci hanno detto che Swami nel corpo sottile ha molto lavoro da fare e lo farà molto rapidamente nei prossimi 6 anni. Swami ha rivelato molti fatti interessanti sulla sua missione divina. Una di queste importanti rivelazioni è che egli avrebbe completato solo un terzo della sua missione quando era nel corpo fisico e che i 2/3 della missione saranno completati nel corpo sottile. Queste sono le dichiarazioni del dottor Ramshetty, seguace di Madhusudana Naidu, in California. In un incontro negli Stati Uniti, Madhusudana Naidu dice: "In più di un'occasione il nostro amato Swami ha detto che la sua missione sta accelerando drasticamente e che presto sarà compiuta nei prossimi anni nella sua forma sottile e farà più di quanto abbia realizzato in tutti i suoi anni nella sua forma fisica sulla Terra." Isaac Tigret parla a Mudenalli dicendo che portare l'energia dall'energia fisica all'energia sottile, il lavoro che sta facendo sicuramente è ad una velocità straordinaria, più veloce della luce. In effetti c'è molto lavoro da fare, non bisogna stare seduti e a pensare a tutti questi pensieri oscuri, questo non piace. E lui ha detto che i politici sono qui, la politica è qui. E ciò è questo ciò che ha detto.
Satya Sai Baba invece aveva detto che ciò che avrebbe ottenuto sarebbe accaduto, sarebbe stato fatto lentamente, senza fretta e in pochi anni. Questo lo aveva dichiarato anche alla fine della sua missione. Ora, essendo venuto, siate certi che il compito sarà compiuto, ma non così veloce come vorrebbero gli uomini e gli esseri umani impazienti. Con un'intensa campagna mediatica si potrebbe ottenere un rapido cambiamento, ma sarebbe solo temporaneo. Dio vede le cose in modo diverso dall'uomo e sa che iniziare qualcosa presto, guidare lentamente per raggiungere la sicurezza è corretto. Il cambiamento che Baba sta realizzando potrà avvenire attraverso metodi lenti, come sta succedendo con i college, ma questi metodi saranno efficaci. In conversazioni con Bhagavan Shri Satya Sai Baba, pagina 87, viene posta una domanda. Si può dire che l'inversione, il cambiamento dato alla vita di Vivekananda dal tocco di Ramakrishna è simile a quello dato alle nostre vite semplicemente dal darshan di Baba? E Baba risponde: Baba non fa quello. Baba cambia lentamente e gradualmente la vita dei suoi devoti, ma il cambiamento è permanente. Il 29 settembre del 1960 a Prashanti Nilayam, Baba dice: Il miracolo non è altro che il naturale comportamento del miracoloso ed è per questo che di quando in quando io ve ne concedo l'esperienza in modo che possiate avere un barlume dello splendore. Io rimarrò in questa forma mortale umana per 59 anni ancora. E raggiungerò certamente lo scopo di questo avatar, non dubitate. Impiegherò il tempo che vorrò per portare a compimento il mio piano nei vostri confronti. Non posso affrettarvi solo perché voi correte. Posso a volte aspettare per ottenere 10 cose in una volta, proprio come una locomotiva non viene usata per tirare una sola carrozza. Ma aspetta finché non sia pronto un convoglio proporzionato alle sue capacità. Ma la mia parola non fallirà mai. Tutto deve accadere secondo la mia volontà. Madhusudana Naidu sosteneva che Baba fu costretto da una cattiva salute a lasciare il suo corpo prematuramente. Tuttavia, Swami disse che gli avatar lasciano il loro corpo solo dopo aver completato la loro missione. Sentite cosa dice Swami nei seguenti discorsi. 21 febbraio 2009. Gli avatar Rama, Krishna e altri possono essere diversi nei nomi e nelle forme, ma il principio atmico in loro è solo uno. Essi vivevano tutti nei loro vestiti umani e hanno abitato quei corpi fino al completamento della loro missione avatarica e una volta completato il loro compito, lasciavano il corpo. Il 25 dicembre 1970, Swami dice: Il mio corpo, come tutti gli altri corpi, è un'abitazione temporanea, ma il mio potere è eterno, onnipervadente ed eterno. Questo corpo è stato assunto per servire a uno scopo, l'istituzione del Dharma e l'insegnamento del Dharma. Quando lo scopo sarà finito, questo corpo cesserà di esistere, come una bolla sulle acque. Il 23 febbraio 2009 Swami dice: I vestimenti fisici durano per un periodo particolare e poi cessano di esistere.
La divinità assume forme diverse in seguito. Ad esempio, ora voi siete collegati a questo corpo fisico. Voi adorate questo corpo e ricevete grandi soddisfazioni e felicità in tal modo. Ma dopo qualche tempo, questo corpo potrebbe scomparire, come è successo per i precedenti avatar. Quindi non dovreste sentirvi tristi. Quando l'atma divino incarnato in questo corpo fisico raggiunge la sua dimora eterna, è una questione di gioia, non di dolore. Quindi non considerate mai il corpo fisico come permanente. I corpi appaiono in base al tempo e alle circostanze. Una volta che il tempo prescritto è terminato, essi scompaiono. Persino le esperienze acquisite dal corpo fisico svaniscono. Considerando i corpi fisici come veri, se desiderate avere la visione, il darshan del Signore Krishna di Dvapara Yuga, ora, com'è possibile? Finché camminava in quel corpo, appariva in Mathura, in Brindavan, in Gokul, in Dwaraka, eccetera, e rendeva le persone felici con il suo darshan, il suo tocco e la conversazione con lui. Darshan, Sparshan e Sambhashan. Prendete l'esempio di una lampadina elettrica. Ogni lampadina ha un voltaggio diverso che rimane per un periodo limitato di tempo. Anche gli avatar sono come queste lampadine elettriche. Non dovreste essere attaccati alla forma fisica di un particolare avatar, piuttosto dovreste essere attaccati alla divinità come il Sé Supremo, senza forma e senza attributi, Parabrahma, che si manifestava come avatar diversi in epoche diverse. Gli avatar arrivano, realizzano la loro missione e poi lasciano il corpo. Riguardo all'idea che girava attorno al fatto che Swami avesse lasciato il suo corpo prematuramente, ma Swami stesso disse che poteva estendere la sua vita o porre fine alla sua vita in qualsiasi momento egli lo volesse. Il 3 luglio 1993 Swami disse: "Dovete comprendere che la vita di Swami è nelle sue mani e non in quella di nessun altro. Se lo vorrò, potrò vivere per tutto il tempo che voglio, oppure posso terminare di vivere anche adesso. È la mia volontà che decide e non quella di qualsiasi altra persona." Se Swami ha dichiarato più volte che può lasciare il suo corpo quando vuole lui, che senso ha aver detto, come ha detto Madhusudan, che invece se n'è andato prematuramente? Sri Sathya Sai Baba non ha mai detto che avrebbe dovuto lasciare presto il suo corpo fisico e assumere un corpo sottile per completare la sua missione. Tuttavia, Swami ha parlato spesso delle tappe della sua vita e ha detto che ogni avatar attraversa le stesse fasi. Il 18 ottobre 1953 Swami dice: "I primi 16 anni di questa vita sono stati, come vi ho spesso detto, il periodo in cui predominava lo sport infantile divino. I prossimi 16 anni verranno spesi per lo più in miracoli e per dare gioia a questa generazione. La gioia e la contentezza, però, sono sensazioni di breve durata. Dovete cogliere quell'umore e renderlo una possesso permanente, ovvero la beatitudine, Ananda. Dopo il 32esimo anno mi vedrete sempre più attivo nel compito dell'istruzione spirituale, insegnando all'umanità, che è in errore,
e dirigendo il mondo lungo il sentiero della verità, della giustizia, della pace e dell'amore. In Conversazioni con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, pagina 191 e 192, leggiamo: il corso di un avatar passa invariabilmente attraverso le stesse fasi. È sempre lo stesso per ogni avatar. I primi 16 anni sono caratterizzati da costanti lila. Poi i lila e gli insegnamenti durano fino ai 45 anni. Dai 45 ai 60 anni, l'enfasi è quasi interamente sull'insegnamento. All'età di 60 anni avviene un grande cambiamento. Dopo i 60 anni, Sai Baba darà direttamente maggiore forza alle menti di quelle persone che stanno attivamente lavorando con lui. Ora sta iniziando un momento di grande cambiamento. È come quando un forte vento si alza e soffia via i gusci, lasciando solo i chicchi del suono. In questi tempi molti devoti si allontaneranno da Sai, lasciando solo quei devoti la cui fede è solida e forte. Il 19 giugno 2014 Madhusudan Naidu ha affermato che il corpo sottile di Baba descrive il corpo di 85 anni di Sathya Sai Baba come vecchio, decrepito, lento e dice che aveva bisogno di avere un nuovo corpo. Il mio corpo da 85 anni era diventato un'auto molto vecchia. Qualcuno vuole guidare un'auto vecchia di 85 anni? Pneumatici sono spariti, l'acceleratore non funziona e i freni hanno fallito. Mi sono stufato di quella vecchia macchina che non si muoveva più e non si muoveva abbastanza in fretta. Dovevo prendere una macchina nuova che si muovesse più velocemente. Questo è tratto da Yuvacha scritti da Madhusudan Naidu. Invece, il 17 maggio 2002, Sathya Sai Baba ci dà una prospettiva divina sul suo corpo fisico. Tutti gli avatar sono sempre giovanili. Questo mio corpo ha 77 anni. Non conosco alcuna debolezza e posso camminare velocemente. Di solito gli anziani hanno rughe sui loro volti e soffrono di sordità e cataratta. Io non ho alcun segno di vecchiaia, non c'è una sola ruga sulla mia faccia. I miei occhi brillano come lampadine e le mie orecchie sono come altoparlanti. Le persone vanno per un'operazione di cataratta quando sono anziani. I miei occhi sono in perfette condizioni, riesco a vedere tutto ciò che è lontano. Nessuno conosce la mia potenza e la mia forza, ma li uso in base alle necessità e alla situazione. Uso i miei sensi con discrezione, con discriminazione. Ho il pieno controllo dei miei sensi. Questi sono tutti i segni della mia divinità. Conoscerete i miei segni divini lentamente e costantemente nel corso del tempo. Sebbene io abbia un corpo umano, sono libero dall'attaccamento umano. Sebbene il corpo sia umano, io sono completamente divino. Il corpo deve perire un giorno o l'altro. Sebbene Rama e Krishna siano nati con corpi umani, la gente si è divertita a pensare che fossero morti in modo normale. Rama e Krishna non hanno perso il corpo nel mondo umano. Rama entrò nel fiume Sarayu e svanì. In precedenza aveva mandato via Sita. Allo stesso modo Krishna andò a Dvaraka.
Uddhava vide Krishna seduto sotto un albero, quindi Krishna svanì immediatamente. Non era un corpo ad essere ucciso da un cacciatore. Dovete ottenere la capacità di comprendere la divinità. Incarnazioni dell'amore, dato che mangio come voi, gioco con voi e canto con voi, voi vi illudete che io sia un essere umano come voi. È pura ignoranza pensare a me in questo modo. I devoti pensano che ci sia qualcosa di sbagliato nelle mie gambe quando io cammino lentamente. Io non ho alcun problema con le mie gambe. Sono felice e non c'è nulla di sbagliato nella mia salute. Il 26 dicembre 2007 Baba dice: anche ora alcune persone considerano questo corpo, riferendosi a se stesso, come un uomo normale. Se così fosse, come potrebbero essere realizzati tutti questi compiti superumani? No, no, è un errore pensarlo. Questo corpo potrebbe sembrare una mera entità fisica per voi. È colpa della vostra stessa visione, non mia. C'è qualcosa di sbagliato nella vostra percezione. È un errore della vostra visione, non mia. Quindi correggete la vostra visione e sviluppate la giusta percezione. Dopo essersi curato per la paralisi provocata da un infarto e 4 infarti che aveva preso su di sé per aiutare un devoto, quindi prese su di sé il karma di un devoto, Baba disse: questa non è la malattia di Swami. Questa è una malattia che Swami ha assunto per salvare qualcun altro. Swami non ha malattie e non si ammalerà mai in nessun momento. La sofferenza che avete visto era troppo per questo particolare devoto e così ho dovuto salvarlo da solo attraverso questo. Questo è il mio lila, questa è la mia natura, fa parte del compito per il quale sono venuto. Il Sishyarakshana, protezione dei discepoli. Satya Sai Speaks, 6 luglio 1963. Allo stesso modo, nel 1970, dopo essersi curato da un attacco fatale di appendicite che aveva preso da un devoto per salvargli la vita, Swami disse: il devoto non avrebbe potuto sopportare quel dolore angosciante. Sono venuto con questo corpo per salvare questi altri corpi dal dolore e dalla sofferenza. Questo corpo sarà sempre libero, il mio corpo sarà sempre libero da malattie e dolori. La malattia non potrà mai influenzarlo. Questa è la vera verità. L'altro giorno una malattia molto grave è venuta su questo corpo a Goa. Quando sono venuti a conoscenza di questo, molti devoti a me vicini erano diventati ansiosi. La malattia non può mai influenzare questo corpo, non potrà mai avvicinarsi. Può arrivare qualche volta, ma quella è solo una fase passeggera. Appartiene a qualcuno e io lo prendo su di me, e poi se ne va, così come è venuto. Quando viene questa malattia che io prendo per salvare un altro corpo, questo corpo sembra essere ammalato. Ma io non ho nessun contatto con esso, nessuna afflizione. Quando questo corpo è in sofferenza, è la natura, il dovere dei devoti di soffrire all'unisono, ma devo anche seguire il mio dovere per prendere su di me le sofferenze degli altri che si sono arresi a me e questo è il mio dovere. Io faccio il mio dovere e voi potete fare il vostro. Ma quando guardate alla verità direttamente in faccia, saprete che io non ho alcuna sofferenza e quindi anche voi non avete motivo di essere tristi. L'intera cosa è il gioco dell'amore.
è stato preso da me per conto dell'amore e quindi io non ho né dolore né sofferenza. Voi soffrite per amore. È amore, amore, tutto attraverso amore e tutto attraverso l'amore. Non c'è motivo di dolore o sofferenza. 25 dicembre 1970. Il 19 giugno 2014 Madhusudana Naidu afferma che Swami ha sofferto tantissimo negli ultimi anni della sua vita. Dice: "Non posso descrivervi l'intensità del dolore a cui ero abituato quando ero nella forma fisica. Non potete comprendere e sopportare il dolore anche se una delle vostre ossa si rompesse. Potrete soffrire un mese. Per me era come se un migliaio di ossa si spezzassero tutte insieme. Ma il 24 novembre del 1998 Satya Sai Baba aveva parlato della sua condizione fisica in risposta alle preoccupazioni dei devoti negli ultimi anni della sua vita e aveva detto che era sempre in beatitudine. Potreste meravigliarvi che Swami possa soffrire di dolori alle gambe mentre si muove molto. Lasciate che vi dica, io non ho mai sofferto e mai soffrirò. Solo quando prendo su di me la sofferenza degli altri sembra che io stia soffrendo, ma questo corpo non ha alcuna sofferenza. Il 22 luglio 2002, Baba dice: negli ultimi 4 giorni molti devoti sono molto preoccupati che Swami stia soffrendo a causa del dolore che ha preso su di sé. Comprendete che Swami non ha affatto alcun dolore, perché lui l'ha preso su di sé dal suo amore. Come posso avere dolore quando io ho alleviato la sofferenza del mio devoto? Tuttavia, ci sono alcune regole e regolamenti da osservare a questo proposito. Io l'ho presa da qualcuno, quindi devo sopportare tutto questo per molti giorni, per tutti i giorni che la persona avrebbe dovuto soffrire nel suo corso normale di malattia. Ma non ho alcuna difficoltà. Se io fossi davvero sofferente a causa del dolore, sarebbe possibile che io vi parli in questo modo? Non ho alcuna sofferenza, poiché si è dissolta nel mio amore. Tutto dovrebbe essere felice, beato e confortevole. Questo è ciò che io desidero. Non siate preoccupati per questa questione. Io non ho sofferenza. In effetti, sono pronto ad accettare tutte le vostre sofferenze. Siate sempre felici. Il 23 novembre del 2004, Baba afferma quanto segue. Il corpo può subire qualsiasi tipo di sofferenza. È come una bolla d'acqua. La mente è come una scimmia pazza. Pertanto non dovremmo seguire né il corpo né la mente, dobbiamo seguire il nostro Antara Atma, coscienza. Dobbiamo sviluppare l'Atma Bhimana, la coscienza atmica. Se l'Atma Bhimana è sviluppata, nessun dolore può disturbarci. Sono solo qui per avervi insegnato questa Atma Bhimana e sto subendo tutti questi problemi, ma io non sento alcun dolore, vi sto dicendo la verità. Non sto sopprimendo i fatti. In effetti non so e non sento e non capisco e non conosco nessun tipo di dolore. Dobbiamo affrontare le difficoltà con coraggio. È solo per insegnarvi questa fermezza e coraggio che ho preso su di me questo dolore. Voi dovete seguire il mio ideale, non date mai importanza alla sofferenza del corpo fisico. In un discorso del 2007 Swami aveva parlato di come prendersi cura del proprio corpo e ha detto che non aveva avuto problemi con il suo corpo e non aveva dolore.
Il corpo deve essere mantenuto entro i limiti appropriati, altrimenti decadrà. Dovete stare molto attenti. Sono in grado di gestirmi, non ho alcun dolore o sofferenza nei minimi particolari. Posso camminare in modo normale. Non guizzo camminando e posso mantenere il mio ritmo normale. Sono sempre sano e in salute. Nessuno ha bisogno, nessuno si deve preoccupare per la mia salute. Io sarò sempre felice. Quando guardate Swami da un angolo esterno, pensate che Swami soffra forse per qualche forte dolore. Niente affatto, non ho dolore. Anche se ci fosse un po' di dolore, il vostro amore per Swami rimuoverà quel dolore. È sufficiente che io vi guardi, tutto il mio dolore se ne va. Sarò felice e allegro. Il mio dolore, se mai ce n'è, deve essere rimosso dal vostro amore per Swami e non dai dottori. Durante gli ultimi giorni della vita di Swami in ospedale nell'aprile del 2011, i medici presenti, incluso il dottor Narendra Nath Reddy, presidente del Prashanti Council, chiesero a Swami se avesse dolore. Il corpo di Swami aveva avuto diversi problemi a livello di organi, tuttavia li aveva rassicurati, dicendo: Non solo non ho dolore, ma io sono in beatitudine. Tutto ciò è possibile solo perché ha trasceso i sensi. Questo dimostra che fino alla sua fine fisica, Swami non ha riscontrato alcun dolore o disagio dalle sue condizioni fisiche. Inoltre, per il suo amore disinteressato e la sua sconfinata compassione, Swami voleva anche rassicurare i suoi devoti per aiutare a diminuire la loro tristezza e la loro preoccupazione per lui. Egli voleva che ricordassimo tutti la sua realtà divina e quindi anche la nostra. धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्